continua a viaggiare con noi. Iscriviti al nostro canale per non perdere i nuovi video. Perché ogni viaggio è sempre un'esplorazione, una scoperta e un sogno. Basta girarsi da qualche parte a Roma. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti. Iniziamo una nuova giornata. Oggi col sole fortunatamente. E dove siamo? Dove siamo? Siamo in Piazza Navona. Sì, con però... con un sole e un aspetto deserto, completamente esatto, diverso. Sì. Deserta e il sole a catinelle. Prima dell'attuale piazza, qui sorgeva lo stadio di Domiziano, fatto costruire dall'omonimo imperatore nell'anno 85. Era uno stadio riccamente decorato con statue, lungo 265 metri, largo 106 e poteva ospitare fino a 30.000 spettatori. È tuttora possibile visitare lo stadio sottostante, una parte del quale è visibile a livello strada. Quella che è una delle più celebri piazze monumentali di Roma fu costruita per volere della famiglia Panfili e di Papa Innocenzo X, per celebrare la grandezza della casata in contrapposizione a quelle dei Farnesi e dei Barberini. Per realizzare questa importante opera vennero incaricati i famosi artisti dell'epoca, come Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Al Bernini si deve la realizzazione della splendida fontana dei Quattro Fiumi, che domina il centro della piazza e che rappresenta il Danubio, il Gange, il Nilo e il Rio della Plata, ovvero i quattro continenti allora conosciuti. Al Borromini, invece, la chiesa di Sant'Agnese in Agone, situata proprio davanti alla fontana del Bernini. Al lavoro! Adesso entriamo nella chiesa di Piazza Navona. Si narra anche della presunta rivalità fra i due geniali artisti, rivalità che divenne leggenda. Si dice infatti che la statua del Nilo abbia una benda in testa per non guardare la bruttezza dell'opera del Borromini e quella del Rio della Plata una mano protesa per proteggersi dal prossimo crollo della chiesa. Nella realtà dei fatti però la fontana è antecedente alla chiesa e il Nilo ha la benda semplicemente perché all'epoca non erano state ancora scoperte le sorgenti. Le altre due fontane presenti nella piazza sono la Fontana del Moro, scolpita da Giacomo della Porta, e la Fontana del Nettuno, opera di Gregorio Zappalà e di Antonio della Bitta. Ieri le fontane ne avevamo visto solo una, ah, praticamente, sì, la principale. La folla che c'era. C'era un po' di caos e quindi abbiamo persi le altre due fontane, Piazza Navona. Ah, a proposito, il nome attuale della piazza deriverebbe da in agone, dal latino agones, cioè giochi, adottato intorno al X secolo e modificato in nagoni nel XV secolo. Andiamo a Tevere, andiamo a vedere la Corte di Cassazione. La Cassazione dove siamo, Tevere, Castel Sant'Angelo, San Pietro. Caratteristiche che ha per viaggiare è quella di visitare i posti tendenzialmente senza troppa folla. Roma pareva una missione impossibile, ma a quanto pare ce l'abbiamo fatta. Ed eccoci, Piazza San Pietro, siamo appena entrati al Vaticano, ma forse ancora no, siamo questa ancora a Roma, mi sa. L'ingresso dovrebbe essere là. Bella, bellissima.
dicevamo ieri, questo spazio qua, vero Lady? Sì. Era pieno di case, poi aperto con la demolizione delle suddette case. Se non ricordo male, ripeto, in epoca fascista, ma lo verificheremo poi con calma e lo vedrete scorrere in questo momento sotto il video. Tanto, troppo ci sarebbe da dire su quella che è la piazza della cristianità, area che anticamente accoglieva le spoglie di San Pietro e dove nel IV secolo venne eretta una grande basilica, a seguito della quale venne creata anche un'ampia spianata denominata Platea Sancti Petri. Secoli più tardi sarà realizzata la Basilica di San Pietro, alla quale lavoreranno nomi molto importanti come Bramante, Raffaello, Antonio da San Gallo il Giovane, Jacopo Barozzi da Vignola e altri ancora. Sarà compito poi del Bernini quello di raccordare la nuova basilica alla città, un progetto più volte modificato e rivisto in funzione delle varie esigenze e la volontà del Papa. Che è molto più bella di quanto immaginassi o ricordassi. Beh, poi la giornata oggi fra l'altro aiuta molto perché era quasi insperata. Una piccola curiosità: la piazza, pur facendo parte del territorio della Città del Vaticano, è controllata dalle forze della polizia italiane, che ne hanno il controllo fino alla scalinata della Basilica di San Pietro, come previsto dall'articolo 3 del Trattato Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929. Vito San Pietro. Direzione? Direzione il Pincio. Ripassiamo al ponte e la Corte di Cassazione, ci dirigiamo sul Pincio. Cioè siamo dove? Nella piazza del Mausoleo di Augusto. Che purtroppo stanno leggermente ristrutturando, quindi questa non ce la vediamo. Ci siamo 20 condotti di stamattina, quindi col sole e luce, c'è molta meno gente di ieri, adesso ci avviciniamo poi alla piazza di Spagna e dopo saremo al Pincio. Siamo in una delle piazze più famose di Roma, un tempo nota come Piazza di Francia. Adotterà poi il nome attuale dopo la costruzione del palazzo che ospita l'ambasciata spagnola. Adagiata al centro della piazza, proprio ai piedi della scalinata che porta a Trinità dei Monti, possiamo ammirare un altro capolavoro realizzato da Pietro Bernini e dal ben più celebre figlio Gian Lorenzo, la Fontana della Barcaccia. La scalinata di 135 gradini che porta fino alla chiesa di Trinità dei Monti fu inaugurata da Papa Benedetto XIII in occasione del giubileo del 1725. Sottoposta ad un completo restauro nel 1995, sarà di nuovo risanata nel 2016 con il contributo di una nota casa di moda. E se il video vi è piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo, quando pubblicheremo un nuovo video, riceverete la notifica.